Lucchi viene da Bologna ed è un'allieva, voglio rettificarlo questo perché mi sembra abbastanza importante, del maestro Carlo Venturi. Ciao, senti, ci fai ascoltare due pezzi, uno si intitola Florette e l'altro Anna, e so che tra l'altro per Anna sarai accompagnata anche dal maestro Carlo Venturi. Bene, allora, sì, ecco, il leggio è qui a tua disposizione, gli orchestrali sono anche pronti per accompagnarti. Senti Barbara, domanda anche te di rito, da quanti anni studi? 8 anni. 8 anni, ma fai anche parte di un'orchestra oppure? Per adesso no. Però ti piacerebbe, immagino. Forse più avanti. Okay, senti, voglio chiederti una cosa, forse un po' delicata, ma tra tutti coloro che hanno suonato, immagino che tu li avrai ascoltati, c'è qualcuno che ti piace, che ti ha colpito maggiormente di un altro? Io ti devo dire che in tutti i casi colpiscono tutti perché sono tutti bravissimi. Diplomatica, già imparato, un applauso. Brava. Bene, so perché sono un po' agguerriti, sono tutti amicissimi, però magari se tu davi parte per uno poi c'era da litigare, non credo assolutamente. Senti, non ti ho chiesto l'età, quanti anni hai? 15. Ah, giovanissima, complimenti. Bene, allora, Barbara Lucchi in Florette e Anna appunto con anche il maestro Carlo Venturi, e proviene da Bologna e basta, ancora non fa parte di un'orchestra ma secondo me ci riuscirai presto. Thank you.
è bellissima e bravissima. E a questo punto naturalmente entra in causa anche il maestro Carlo Venturi. Possiamo dire che Carlo Venturi è un po' così la vista nascere come fisarmonicista, e adesso naturalmente l'acqua gli avverrà naturalmente alla fisarmonica, sempre accompagnata dal trio malefico, detto anche i ramarri. Allora, siamo pronti? Buono. Anna, porta.